Buonasera, benvenuti alla informazione economica proposta da Confindustria Chieti Pescara e Rete8. Iniziamo l'anno volgendo lo sguardo al 2022 per capire qual è stato l'andamento dell'economia nel nostro eh, territorio. Poi andiamo avanti, guardiamo al 2023 per fare una sorta di outlook eh, di quella che sarà, la economia non solo nel nostro territorio, però in maniera ovviamente un po' più allargata come è solito fare eh, la nostra eh, trasmissione. Poi capiremo anche per quanto concerne la sostenibilità e la digitalizzazione come si stanno strutturando le aziende. Lo facciamo con gli ospiti che sto per presentarvi. In collegamento da remoto abbiamo Roberto Gabrielli che è direttore regionale Lazio e Abruzzo intesa San Paolo. Buonasera. Buonasera. In studio abbiamo Luigi Di Giossaffatta, direttore generale di Confindustria e di Pescara. Buonasera. Buonasera a tutti. E ancora Alessandro Kelly, che è co-founder e CEO di Apio, Humanity First. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Per iniziare, poniamo la prima domanda: che d'obbligo ovviamente si collega con l'introduzione, come è stato L'andamento del 2022 nel nostro territorio, lo chiediamo al direttore generale di Giussaffatto e poi chiediamo anche che cosa ha fatto eh, Confindustria nell'anno eh, scorso. A lei. Sì, intanto, diciamo che... Eh, contrariamente alle previsioni più eh, negative eh, che si potevano diciamo, mettere in campo eh, da ottobre 2022, noi abbiamo avuto un, eh, i primi nove mesi dell'anno con un aumento di fatturato in un trend eh, quasi eh, diciamo, di livello nazionale anche nella nostra regione, dovuta principalmente all'aumento eh, dei prezzi. Eh, dei prodotti perché eh, come sapete l'aumento della eh, energia elettrica e del gas hanno determinato almeno il 25% delle nostre imprese ad aumentare eh, eh, diciamo, i prezzi eh, dei loro eh, prodotti. Eh, c'è però uh, un uh, aumento di fatturato, c'è una tenuta della, uh, nel 2022 c'è stata appunto una tenuta dell'occupazione uh, che è naturalmente un trend. Uh, nazionale seguito eh, in leggera flessione anche dalla nostra regione e eh, in particolar modo eh, abbiamo avuto eh, un aumento di performance nella chimica farmaceutica, nei servizi, nel turismo, eh, nella impiantistica in generale e nelle costruzioni, sapete eh, bene che il settore delle costruzioni eh, vive eh, un momento particolare eh, dettato da ecobonus, bonus, quindi provvedimenti importanti che hanno fatto sì che questo settore potesse ripartire e essere da volano per gli altri settori abbiamo ahimè avuto un trend negativo sull'automotive l'automotive nella nostra regione eh, conta il 55% del totale dell'export regionale, che fa 8 miliardi e 600 milioni eh, di euro. E quindi è ovvio che una eh, caduta del 23-24% sull'automotive, eh, sull anche delle esportazioni eh, si segna una caduta eh, diciamo dell'automotive, eh, benché al netto dell'Automotive l'esportazione abruzzese del 2022 hanno avuto invece un eh, aumento un aumento importante che supera il 24% ma che in qualche modo è eh, legato sempre ai settori che hanno avuto un trend di crescita più forte che citavo eh, poc'anzi in apertura eh, cosa diciamo abbiamo fatto eh, noi? noi abbiamo lavorato su, una, uh, su interventi eh, molto forti uh, uh, che hanno riguardato prima l'emergenza dell'energia perché già a ottobre 2021 avevamo segnalato a più riprese come Confindustria e Chiripescare, il nostro centro studi, eh, che eh, questo trend di crescita avrebbe subito un'ulteriore crescita nel 2022. L'avevamo già calcolato un aumento italiano su eh, 11 miliardi eh, di euro. Ahimè e nessuno sapeva che eh, eh, da lì a poco ci sarebbe stata la crisi Russia-Ucraina che ha ulteriormente, eh, diciamo, oh, reso un aumento forte di queste eh, materie che sono approvvigionamenti strategici sia per eh, i paesi, per i cittadini eh, di tutti i paesi dell'Unione Europea, ma in particolar modo anche delle imprese. E noi su questo... Eh, abbiamo lavorato molto su due versanti, il contenimento diciamo, oh, eh, dei costi chiedendo naturalmente eh, interventi a livello governativo, ma ancor più chiedendo il price cap, ahimè, price cap che eh, ha avuto un ritardo enorme, ne stiamo parlando da giugno 2022, a livello europeo Draghi era riuscito a in qualche modo a incanalare questo, eh, discorso eh, di eh, serietà eh, nell'approvvigionamento energetico europeo ahimè siamo ancora ne stiamo ancora parlando e eh, naturalmente contiamo che questa cosa si risolvi eh, eh, a breve eh, abbiamo lavorato anche sulla continuità dell'approvvigionamento energetico, noi stiamo gestendo anche per, due, per i primi mesi del 2023 una situazione che riguarda molte aziende che hanno i contratti in scadenza, okay? i cui contratti addirittura sono già scaduti e che sono appesi a una logica di approvvigionamento nazionale legati alla SNAM ma che non è assicurato per sempre. Ecco, noi su questo stiamo lavorando perché si dia la possibilità alle nostre imprese, al di là dell'aumento delle fiduciarie che debbano eh, in qualche modo pagare, si dia però la possibilità eh, della continuità della eh, fornitura energetica. Abbiamo lavorato molto sul credito. Le nostre imprese, intanto c'è stato un aumento nel 2022 delle partite di credito a favore delle eh, aziende, in particolar modo delle medio-grandi e delle famiglie. N il deterioramento del credito non è stato eh, è ai livelli ancora bassi, per fortuna, e questo ci, eh, ci fa comprendere che eh, reggiamo anche su quel fronte. Noi abbiamo azionato le nostre leve come Confindustria di Pescara. Da un lato nei consorsi di garanzia collettiva dove diamo garanzie per l'accesso al credito dei nostri, delle nostre imprese dall'altro anche con erogazione diretta con alcuni prodotti che abbiamo di Fidimpresa Italia che ha appunto la sede per l'Abruzzo presso la Confindustria di Chieti Pescara. Ci ha detto veramente tanto, grazie direttore. Passerei adesso la uh, parola a Gabrielli per avere una visione dal suo osservatorio relativamente al nostro territorio. A lei la parola. Grazie. Ma, allora, pur a fronte di una situazione, di un clima assolutamente incerto dovuto un po' agli effetti della pandemia, della guerra russo-ucraina che hanno determinato l'incremento del prezzo delle materie prime dell'energia e questo ha determinato anche un'impennata dell'inflazione a doppia cifra che non vedevamo veramente da tantissimi anni, il 2022 comunque si è chiuso in termini molto positivi per l'economia francese, anche se con una velocità diversa tra i due semestri. Il primo semestre del 2022 è molto bene, l'Abruzzo ha realizzato una crescita in termini di prodotto interno lordo del 5,3%, leggermente inferiore. Alla media nazionale, che è stata del 5,7%, ma comunque trainata in particolare sia dalle sia da alcuni settori già ricordati, come ad esempio il turismo, ma anche le stesse costruzioni, soprattutto per tutte quelle che sono state le tematiche legate ai vari eh, sisma bonus. Secondo semestre del 2022 in realtà abbiamo vissuto una fase di maggiore incertezza e quindi di calo del prodotto interno lordo ed in particolare vediamo dei punti di attenzione sia sulle imprese quelle più piccole, quindi quelle un po più sottocapitalizzate ed anche quelle che hanno un mercato esclusivamente domestico. Infatti, l'internazionalizzazione è uno degli aspetti che a mio avviso ha trainato la crescita bruxese nel 2022. Ad esempio veniva anche questo ricordato, in termini di esportazione l'Abruzzo vale quasi 9 miliardi di euro l'anno, con il 50% legato all'industria dell'automotive. Dell se andassimo a nettare eh, l'effetto dell'automotive dell la crescita è stata del 24%, in particolare eh, tutto il mondo della farmaceutica, della gomma, della plastica eh, della meccanica hanno in qualche modo trainato la crescita delle esportazioni mentre la parte dell'automotive ha subito una forte flessione parliamo di una diminuzione rispetto al primo semestre del 2021 del 25% a mio avviso ascrivibile a due effetti da una parte la difficoltà di reperimento di alcune parti di componentistiche che non hanno consentito chiaramente la consegna del prodotto finito ma anche dall'altro indubbiamente una, una ristrutturazione, riqualificazione dell'intera industria dell'automotive legata prevalentemente all'introduzione massiccia dell'investimento nel mondo della macchina elettrica. Eh, oltre a questo, chiaramente, eh, le imprese hanno anche in qualche modo reagito a quelli che sono stati gli effetti dell'incremento dei costi. Quindi le imprese hanno subito incrementi del costo delle materie prime, dell'energia e ovviamente hanno reagito, hanno in qualche modo riposizionato le loro strategie. In particolare, ad esempio, rivisitando a rialzo i prezzi alla produzione, quindi hanno ritoccato a rialzo il prezzo degli stimi, ma soprattutto per garantire la continuità della marginalità, che è l'elemento importante che poi rappresenta la vitalità di un'impresa. A questo stanno continuando a lavorare, e questo soprattutto in un'ottica di medio-lungo e periodo, su una maggiore qualità del prodotto, su una maggiore apertura sia dei mercati di approvvigionamento che di sbocco. E questo in una recente eh, analisi che abbiamo fatto attraverso l'intervista a tutte le imprese del territorio nazionale, quelle abruzzesi più delle altre hanno evidenziato che come risposta all'incremento chiaramente dei costi in generale e soprattutto al clima di incertezza hanno risposto aprendosi ancora di più sia ai mercati di approvvigionamento che di sbocco. Altro quello di una maggiore attenzione allo stoccaggio delle materie prime e dei semilavorati in magazzino. Questo lo abbiamo soprattutto capito dopo l'effetto della pandemia quando abbiamo trovato ad esempio i magazzini sguarniti perché era difficoltoso l'approvvigionamento a causa della strozzatura delle piattaforme di logistica. Ebbene, le imprese bruzzesi hanno capito da quella situazione quanto fosse importante avere dei magazzini pronti, chiaramente attraverso una gestione più attenta anche del circolante. Ed infine, altra strategia in atto è quella di un... Eh, lavoro verso un maggiore efficientamento energetico e digitalizzazione dell'impresa. Ci ha detto tanto e andiamo ad avere un riscontro qui in studio sul, eh, sui dati che abbiamo ascoltato con la testimonianza di una giovane azienda rappresentata da eh, Kelly al quale passo la parola per capire esattamente non solo l'operato ma anche come hanno vissuto nel 2022 un po' tutte le dinamiche. Prego. Grazie. Eh, sì, allora per parlare di un po' come abbiamo vissuto tutte le dinamiche all'interno della nostra società è importante raccontare un po' quello che fa APIO. APIO è una società che nasce nel 2014 da studenti di ingegneria informatica. Che appunto ad Ancona, all'Università Politecnica delle Marche, hanno cominciato a sviluppare delle soluzioni basate su tecnologie innovative. Apio nel 2016, grazie anche all'investimento della finanziaria regionale abruzzese attraverso il bando start-up, si è trasferito in Abruzzo, eravamo in quattro nel 2016 e ci siamo eh, diciamo così, localizzati in Abruzzo. Abbiamo cominciato a sviluppare nella regione, oggi siamo 14 persone. La società è cresciuta molto perché è riuscita a lavorare a intercettare quelli che sono gli investimenti in tecnologie innovative richieste da aziende leader di settore parliamo di, del settore energetico del settore agroalimentare quindi siamo riusciti a eh, intersecare questa richiesta di eh, tecnologie innovative basate su blockchain intelligenza artificiale e internet of things e questa eh, richiesta eh, questa, diciamo, questo valore aggiunto che siamo riusciti a portare nel 2020 ha subito una frenata data la pandemia nel 2021 c'è stata di nuovo una ricrescita nel 2022 posso solo confermare i dati che ci hanno riportato nel nostro piccolo ovviamente eh, i colleghi perché abbiamo, avuto un, abbiamo continuato il trend di crescita eh, del fatturato, del, dell'occupazione della società, oggi come dicevo siamo 14 persone, questa, eh, nel 2022 abbiamo chiuso il bilancio inutile, quindi sicuramente un risultato positivo, quello che ci piace raccontare però ovviamente che abbiamo, siamo riusciti a riprendere grossi progetti con importanti aziende, sicuramente spinti dal PNRR, parliamo di ACEA, della multi utility con la quale stiamo rifacendo tutto il sistema di gestione delle reti elettriche, parliamo di importanti progetti sulla tracciabilità di filiera con l'utilizzo di tecnologie blockchain. Quindi, parliamo sicuramente di questo tipo di progetti. Una cosa interessante è che il nostro, diciamo, la nostra crescita non è stata solo nazionale, ma anche internazionale in, questi, in questo anno, perché siamo riusciti a prendere una serie di filoni europei sullo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Sono al centro di tutti gli sviluppi europei la blockchain l'Internet of Things e intelligenza artificiale e grazie un po' all'innovazione che abbiamo portato stiamo oggi lavorando sicuramente nel contesto della Commissione europea, quindi delle ricerche Horizon 2020 e Horizon Europe, ma anche a livello internazionale in contesti emergenti come può essere Sud America, l'Africa, proprio perché queste tecnologie oggi offrono una importante, eh, diciamo così, eh, un importante asset per la digitalizzazione anche in contesti emergenti. Per quanto riguarda Apio siamo felici non solo di chiudere il 2022 in positivo ma soprattutto perché a 14, questi 14 ragazzi stiamo dando la possibilità, ci sono stati 4 case acquistate, un matrimonio quest'anno, un matrimonio l'anno prossimo, figli in arrivo, quindi la cosa che ci rende orgogliosi di quello che facciamo è proprio questa qui. Bene, abbiamo ascoltato qual è stato il 2022 di Apio. Quali sono le prospettive? Come la tecnologia incide molto nei nuovi scenari, e quindi eh, vogliamo capire per il per l'anno in corso, il 2023, come intendiamo, quali sono le prospettive, come intendiamo appunto interpretare eh, quest'anno alla luce delle sfide che ci ha lasciato in eredità il 2022? Passo quindi la parola al Direttore Generale di Giuseffatte. Sì, intanto oh, per il 2023 abbiamo eh, una previsione eh, di eh, attenzione forte ancora a una volta i costi energetici, perché eh, ci sono previsioni diciamo, eh, meno brutte che eh, ci danno intorno, il primo semestre eh, ancora in crescita con la possibilità di diminuire dopo il primo semestre di andare in diminuzione dei prezzi altre invece che sono eh, più brusche e che eh, vedono invece un 2023 eh, eh, molto difficile perché eh, diciamo, lo switch eh, energetico eh, con eh, diciamo l'azzeramento l'approvvigionamento da parte della Russia con i paesi africani eh, avrà ha bisogno di ulteriori eh, mesi e su questo, noi attenzioniamo molto. Siamo stati dalle confindustrie territoriali più attente a chiedere in qualche modo eh, il price cap europeo, non italiano. E su questo eh, c'è la necessità, e oggi eh, la notizia è importante: eh, fine intorno agli ultimi mesi eh, diciamo, del 2022. Eh, il Presidente nazionale Bonomi è riuscito a mettere insieme Confindustria BDE, quindi la Confindustria tedesca con il MEDEF, la Confindustria francese, per avere una posizione unica, non solo sull'esigenza di eh, eh, diciamo, avere un mercato dell'energia che sia completamente revisionato, rivisto eh, e, e oggi, oggi diciamo, eh, intorno ai primi, la, il, se non erro, il 12 di dicembre, c'è proprio stato proprio la presentazione del vicepresidente Regina eh, eh, diciamo al governo italiano proprio, eh, della nostra proposta di revisione del mercato dell'energia che va eh, intanto su una eh, direzione di eh, sdoppiamento eh, della eh, quotazione del gas rispetto all'energia elettrica e anche sull'energia uno sdoppiamento della quotazione delle energie rinnovabili che hanno costi più abbattuti rispetto a quelli diciamo, eh, prodotti con, altri, eh, con altre risorse e su quello cominciare a eh, avere un nuovo mercato che, magari, a 6-8 mesi darà dei primi risultati di eh, calmierare i prezzi dell'energia e eh, poter essere già pronti per eventuali altre situazioni che non siano così eh, positive nel globo, nel mondo. Eh, altro eh, elemento interessante è che eh, le, la triplice confindustria italiana, tedesca e francese chiede a Bruxelles l'istituzione di un fondo che è un fondo unitario per la transizione, dove si dovrà comprendere che ci sono degli asset strutturali nel mondo, quindi aziende, filiere produttive di materie prime che sono il futuro per l'Europa ma per il globo in generale, dove bisogna mettere in campo delle risorse finanziarie a livello europeo che siano in grado di catturare e Quindi gestire, acquisire queste aziende e gestire quelle filiere e quindi quelle filiere non possono essere lasciate a mercati che non sono europei, perché queste due crisi che si sono avvicendate ci hanno fatto comprendere che bisogna attenzionare sempre di più quelle risorse che sono diciamo più vicine e utili per la transizione green da una parte e per la transizione digitale dall'altra. Questo è il tema, diciamo, più stringente emergenziale, ma noi lavoriamo anche su temi strategici per la nostra regione, su temi strutturali che cambieranno il futuro della nostra regione. Confindustria Chiedi Pescara eh, unitamente ad altre 16 associazioni di categoria e sindacali, sta lavorando da anni perché questa trasversalità Tirreno-Adriatico passi dalla da, 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 da Lazio all'Abruzzo, quindi da Civitavecchia, Pescara-Urtona, verso Ploce e verso il basso eh, Mediterraneo. Perché è il corridoio più sostenibile economicamente e più sostenibile a livello sociale ed eh, ambientale. Abbiamo, si tratta di entrare nel corridoio intermodale, l'ex corridoio 5 dell'Unione Europea. Noi da Civitavecchia abbiamo la possibilità di utilizzare due assi autostradali a 24 e 25, dove ad Avezzano abbiamo un autoparco. All'arrivo verso Pescara a Manopello abbiamo un interporto con eh, diciamo binari, con uscite autostradale e quindi infrastrutture che sono in grado di asservire la trasversalità. Ecco, siamo in concorrenza con una trasversalità che da Civitavecchia vuole passare per Orte e poi Ancona, dove ci saranno chissà quanti altri miliardi da investire, ma anche a livello ambientale ci sarebbe da fare opere infrastrutturali molto pesanti. Ecco, su questo noi stiamo battendoci da, da anni, siamo, spero, addirittura d'arrivo sulla Roma Pescara, sulla linea ferroviaria veloce. Noi parliamo di alta capacità, non solo di alta velocità. Qui si parla di alta velocità e noi dobbiamo essere in grado di trasportare velocemente le materie, non solo le persone. Ecco, teniamo conto che eh, l'aeroporto di Pescara nel 2022 ha raddoppiato i passeggeri, eh, che, che se ne dica eh, con quello che è accaduto nella pandemia. Oggi, però, noi abbiamo necessità di avvicinare questa trasversalità. Portarla anche a livello aeroportuale e cominciare a parlare di voli cargo e non solo di passeggeri. Dobbiamo essere in grado di distribuire eh, merci in 48 ore nei punti più remoti del nostro globo, almeno di una parte importante del globo. E su questo, ripeto, noi abbiamo le carte in regola per divenire come Abruzzo, come asse diciamo Chieti Pescara, e per l'intero Abruzzo divenire la grande piattaforma logistica del centro Italia, verso i Balcani e verso il Mediterraneo. Una scommessa sicuramente importante, grazie per questi aggiornamenti e passerei la parola all'ospite in collegamento perché abbiamo parlato tantissimo di tecnologia, eh, di eh, sostenibilità. Come eh, vede lei nel nostro territorio questi aspetti e come sostenete concretamente le aziende verso questi eh, traguardi? In tre minuti, grazie. Ma devo dire che tra i lasciti della pandemia certamente c'è una maggiore attenzione da parte delle imprese e degli imprenditori su alcuni aspetti, quindi digitalizzazione e sostenibilità certamente sono al primo posto, ma insieme alla necessità di una innovazione continua e anche di una maggiore automazione tecnologica. Devo dire che è in corso un ripensamento da parte degli imprenditori di quelli che sono i modelli di business, più attenti all'economia circolare in particolare al riutilizzo dei materiali di scarto, all'utilizzo di macchinari che consumano meno energia, all'investimento verso fonti rinnovabili di, pro, di, di produzione e quindi in generale nella possibilità di poter in qualche modo modificare e modellare i processi produttivi in modo che siano più sostenibili. Appunto, abbiamo parlato di digitalizzazione. Ebbene, molti investimenti sono comunque da fare. Teniamo conto che l'Italia, nell'ambito dell'indice dell DESI, che dell è l'indice della Politecnica di Milano, che misura eh, a livello europeo e territoriale quelli che sono i livelli di digitalizzazione dei vari territori, posiziona l'Italia solo al diciottesimo posto e, peraltro, l'Abruzzo ha un livello inferiore alla media nazionale. Soprattutto l'Abruzzo sconta ritardi di investimenti da parte degli operatori delle TLC negli ultimi anni. E noi mettiamo in campo strumenti di finanziamento, in particolare il digital loan, che va proprio in funzione di supportare le imprese negli investimenti digitali, anche riconoscendo una, una scontistica sul tasso di interesse al raggiungimento di alcuni obiettivi che vengono predefiniti. Stessa cosa sulla sostenibilità è necessario avere modelli di business più sostenibili, partendo chiaramente dalla produzione e anche in questo caso, il supporto di Intesa San Paolo va dall'Esselon, dall che è il nostro strumento di maggior supporto, abbiamo erogato oltre 3 miliardi di euro da quando questo strumento è stato messo in campo per finanziare la sostenibilità, anche questo riconoscendo un'agevolazione di tasso alle imprese. Oppure l'accordo con SACE che prevede la possibilità da parte di SACE di garantire il finanziamento e il supporto dell'efficientamento energetico e soprattutto della produzione di energia rinnovabile anche attraverso un finanziamento lunga città, parliamo fino a 20 anni. Ed infine una piattaforma digitale totalmente gratuita che abbiamo creato insieme con gli amici di Deloitte che si chiama Instant Now, che consente a qualsiasi impresa evidente di Intesa San Paolo di poter verificare tempo per tempo tutti i bandi che vengono emessi nell'ambito del PNRR. E proprio nell'ambito del PNRR vorrei citare e concludo l'accordo con Confindustria che abbiamo stipulato lo scorso anno con la messa a disposizione di un plafondo di ben 150 miliardi in favore delle imprese, 2 miliardi e 6 per quelle abruzzesi, proprio destinate al finanziamento della sostenibilità, della digitalizzazione, dell'internazionalizzazione, e anche e soprattutto per supportare il rafforzamento finanziario e patrimoniale delle imprese abruzzesi. Grazie, grazie Gabrielli. Passiamo quindi in studio. Torniamo qui per vedere come concretamente un progetto è riuscito a fare una sinergia tra sostenibilità e digitalizzazione. Quindi, la parola a Kelly grazie, grazie mille l'anno scorso, nel 2022 abbiamo verticalizzato Apio sul tema dell'energia, mentre abbiamo lasciato uno spin off tutto quello che è la tracciabilità di filiera nell'agroalimentare è interessante questo, partire da questo punto perché nel 2018 abbiamo sfidato appunto il distributore di Roma in, nell'integrare la tecnologia blockchain all'interno dei processi per la gestione delle reti elettriche, il progetto è stato un successo in quegli anni Abbiamo fatto un brevetto, abbiamo fatto diversi progetti europei, soltanto che nel 2018 non c'era la normativa per applicare la tecnologia blockchain all'interno degli scambi energetici proprio perché i consumatori della rete non potevano condividere energia. Il Clean Energy Package, quindi tutta la serie di direttive europee che vanno verso la decarbonizzazione a rendere climate neutral l'Europa entro il 2050, invece prevedono un concetto di comunità energetiche. L'Italia nel 2020 è stata la prima a recepire questo concetto concetto di comunità energetiche e siamo orgogliosi appunto di raccontare come nel corso del 2022 e sarà un po' l'asset strategico nel 2023 abbiamo cominciato a eh, sviluppare che oggi è già in test in diverse comunità energetiche una piattaforma che utilizzata dai cittadini, dalle aziende, dalle imprese, dalle eh, organizzazioni che hanno eh, impianti rinnovabili che possono quindi condividere energia all'interno di una rete, permette di valorizzare questi scambi, che significa significa che se io ho una pala con quattro abitazioni a fianco di, a me c'è una scuola che ha un importante impianto fotovoltaico e il sabato e la domenica tipicamente le scuole sono chiuse, quell'energia lì che viene prodotta non viene rimessa in rete e quindi consumata non si sa dove, ma viene condivisa con la palazzina che invece c'ha i consumi anche il sabato e la domenica. Questo permette di incentivare il consumo locale, permette di incentivare la decarbonizzazione. Grazie alla nostra piattaforma quello che riusciamo a fare è proprio attraverso la blockchain dare una moneta che può essere utilizzata all'interno della comunità per acquistare beni e servizi. Pensiamo a comunità energetiche con all'interno piccoli supermercati, eh, panifici, eh, piuttosto che babysitter e quello che sia, dove l'utente che guadagna attraverso la comunità energetica può spendere questa moneta per acquistare i servizi all'interno della comunità. Questo è un incentivo proprio anche all'economia locale, alla compensazione, alla decarbonizzazione. Siamo molto orgogliosi di questo progetto perché pone un po' quello che stiamo facendo al centro del dibattito. Europeo. Ottima chiusura, siamo giunti quindi in conclusione. Abbiamo eh, appunto concluso la nostra trasmissione che speriamo sia stata utile. È un modo eh, sicuramente lusinghiero per iniziare questo 2023. Quindi eh, saluto gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo eh, percorso. Vado in collegamento a salutare Roberto Gabrielli. Grazie e buonasera. Buon 2023 a tutti. In studio salutiamo Luigi Di Giossafatte, grazie. Buonasera, buonasera a tutti e grazie. Alessandro Kelly. Buonasera, grazie, grazie a tutti. Per la regia e le riprese rispettivamente ringrazio Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito vi do appuntamento alla prossima settimana.